Benvenuto, amico. I video di oggi sono assolutamente terrificanti, quindi tu non dimenticare di lasciare subito mi piace al video. Ed ora iniziamo. L'esplorazione di costruzioni abbandonate stanno avendo grande successo ultimamente e canali che propongono questo contenuto nascono come funghi. Uno di questi si chiama Old Finders ed esplora per lo più luoghi abbandonati ma anche infestati. Ed il video che voglio proporti oggi li vede esplorare una vecchia casa isolata nel bosco. Arrivato sul posto, nota alcune impronte davanti alla struttura che indicherebbero la presenza di qualcuno o qualcosa. Widzę, że tutaj jest jakieś wygniecione, tak jakby to było legowisko jakiegoś zwierzęcia. Tutaj tak samo. Tutaj są jakieś bańki. Ale chciałem zobaczyć, co jest tam. Nie wiem, czy potem... Raz już kiedyś powiem wam, że mi się zdarzyło coś takiego, że bardzo podobny plastik przykrywał bardzo głęboką dziurę na jednym PGR-ze. I wpadnięcie do środka wiązało się tylko z jednym, z utopieniem się. Dappertutto dentro la casa si trovano i resti dei vecchi proprietari. Ci sono vestiti, oggetti personali, pentole e molte altre cose. Non tutto però sembra così normale come potresti aspettarti. Co jest, kurwa? Słyszycie to? Co jest, kurwa? Co to kurwa było? To było jakieś zwierzę? Ale dlaczego podeszło tak blisko? Qualunque cosa ci fosse in agguato fuori dalla finestra, sembrava si stesse avvicinando mentre il ragazzo era distratto. Non sembrava spaventato dalla sua voce, ma piuttosto incuriosito da chi ci fosse all'interno della struttura. Si può sentire infatti il fruscio dell'erba, ma quando si avvicina alla finestra, quella cosa scappa via immediatamente. Ma cosa poteva essere? Si tratta solo di un animale selvatico che si aggirava attorno alla costruzione? O forse era qualche altro tipo di creatura? Come sempre, fammi sapere la tua opinione con un commento. La clip che voglio mostrarti ora è stata caricata online appena un mese fa e l'ho trovata subito molto interessante. Viene registrata a Puerto Rico da un pescatore della zona. Una sera Ruben stava uscendo per sistemare le reti come fa ogni sera dopo il tramonto, quando ad un certo punto, non molto distante dalla costa, ha visto qualcosa di davvero strano. E una voglia lì. Y alumbra de momento, ¿verdad? Una spiegazione logica di questo fenomeno potrebbe essere una certa concentrazione in quel punto di fitoplancton che produce una bioluminescenza come è stato visto e segnalato più volte in alcune spiagge delle Maldive. Ma non sembra questo il caso. Ruben infatti torna nello stesso punto la notte successiva e registra qualcosa
che non sembra così semplice da spiegare. Mira, empezó en el puente y está en la boya, mira la boya. El puente está a mano izquierda. Mira eso, mira eso, mira. Mira, 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 mira eso. Hay algo ahí. Mira algo ahí. Míralo. Yo no sé qué carajo es eso, dale para atrás. Si no quieres saber. Dale. 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 Si vede chiaramente una figura umanoide che galleggia in mezzo alla luce. È interessante anche notare come si sposta nell'acqua in maniera molto differente da un essere umano. Sembra infatti che stia scivolando nell'acqua in posizione verticale, piuttosto che nuotarci in orizzontale. Come sappiamo, le profondità degli oceani sono ancora inesplorate per la maggior parte e nascondono creature che ancora non conosciamo. Potrebbe essere quindi che Ruben abbia ripreso qualche specie ancora a noi sconosciuta. Ma rimaniamo in ambito di creature sconosciute e spostiamoci sul canale di Leviathan. Purtroppo non sappiamo chi sia stato a registrare questo video né dove sia stato registrato. Gli unici contenuti presenti sul canale sono appunto questi. Tuttavia l'autore afferma di essere riuscito a registrare in video il famoso The Rake, e non una, ma più volte. Una notte, l'autore del video venne messo in allerta dell'allarme di uno dei suoi edifici presenti nella sua proprietà. E questa è stata la prima volta che avrebbe avvistato la misteriosa creatura. Tuttavia, c'è un incontro ancora più spaventoso. Infatti, anche i suoi cani sembravano percepire il pericolo. Subito dopo che i cani avevano iniziato ad abbaiare, possiamo vedere in fondo al vialetto la silhouette di qualcosa che anche l'autore del video nota. Tuttavia, è il terzo ed ultimo video caricato su questo canale ad essere di certo il più spaventoso ed interessante. Diamo un'occhiata. Inizialmente si sentono dei versi disumani, poi avvista una creatura pallida e magra che si contorce sopra un tronco. Velocemente il ragazzo si gira e scappa via. Si racconta infatti che Drake possa perseguitare le sue vittime per anni, fino a quando non trova l'occasione giusta per aggredirle. In ogni caso, tu cosa credi abbia visto questo ragazzo nel video? Sundance è una famosa località turistica nello Utah, Stati Uniti.
La tranquillità delle montagne e l'aria fresca attirano gli appassionati che vogliono stare a contatto con la natura. Ed un video registrato da una coppia che visitava questo luogo ha attirato l'attenzione anche dei telegiornali locali. Siamo a giugno e la coppia decise di raggiungere un punto sopraelevato per osservare il tramonto. Ma mentre guidano lungo la strada di montagna per tornare al loro hotel, vedono qualcosa di davvero strano. Così girano l'auto e tornano indietro per provare a registrare quella cosa. Oh, look, right there, stop, 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 back up. It was right there, I just saw it. Yeah, I saw it. Gosh. Watch out, you're like going off the road. Right here somewhere. Oh, look, right there, right. Oh, look, right there. Nell'oscurità, nascosto tra gli alberi, si vede quella che sembra una gigantesca scimmia. Secondo gli appassionati di criptidi, quella notte la coppia sarebbe riuscita a registrare il vero Bigfoot. Sfortunatamente, questa è stata l'unica volta che l'hanno visto, infatti la creatura è velocemente scomparsa correndo nella foresta. Ma tu credi si tratti realmente del Bigfoot? Il video che voglio mostrarti ora viene dal canale di Exploring with Danny, che ha l'hobby di esplorare luoghi abbandonati e potenzialmente infestati alla ricerca di fantasmi. Quella notte si reca in un luogo nuovo, scoperto da poco, che sembrava molto promettente data la storia che circolava attorno a quella casa. Si racconta infatti che fosse occupata da uno spirito maligno molto potente. Infatti, dopo essere entrati, non hanno dovuto aspettare a lungo per ricevere un segnale di attività paranormale. Whoa. What was that? What the hell was that? So it fell from up there? My heart's pounding off. Oh god, that's just freaking out. Sound like something fell. Holy crap. Whoa! 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 Oh, Danny! Wow! Oh my god! Wow! A quanto pare, le storie su quel posto erano reali. Poiché pochi minuti dopo essere entrati, qualunque cosa infesti quel posto si è fatta subito notare. Nonostante questo, Danny ed il suo amico non si lasciano spaventare e continuano con l'esplorazione. Salgono nuovamente al piano di sopra per esaminare proprio la stanza nella quale era appena sbattuta la porta. Dentro non sembra esserci nulla di strano, ma l'errore che compiono, strano, ma l'errore che fanno è avere un'attitudine piuttosto aggressiva, in modo da stimolare una risposta di quell'entità. Now if you're in here, we know you're here, you've just slammed the door. Do something again. Come on. Oh, boom. I'm getting out of here. Oh shit. I only just walked down them. That is heavy duty. Guys, that would have killed one of us. That is seriously. That would have took one of us out again. No, I don't want to stay in here, you know. Oh my god. L'esplorazione sarebbe potuta finire tragicamente. Ed anche se hanno esplorato la casa, sembrava che lì dentro non ci fosse nessun altro eccetto loro. Ma quella notte hanno rischiato la vita e dopo l'accaduto sono scappati via da quella casa. Alcune volte però i fenomeni paranormali non dobbiamo andarceli a cercare, ma si manifestano da soli in casa della gente. Ed è esattamente ciò che ha sperimentato una ragazza di nome Holly. Una notte in cui accettò la richiesta di un'amica di dormire in casa sua per tenerla d'occhio, dato che lei era fuori per lavoro. Così, mentre era sul letto guardando dei video divertenti,
si accorge che degli strani rumori provenivano dall'armadio di camera da letto. Prima di scappar via, però, è riuscita a registrare un brevissimo video. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my... La clip purtroppo è molto breve, ma come dice anche la ragazza, era la prima volta che le capitava qualcosa del genere ed era così scioccata che è subito scappata via. L'amica di Holly ha detto che controllerà quella bambola, ma purtroppo fino ad oggi non ci sono novità sul suo profilo. Princess Lina è il nickname della ragazza che ha caricato questo video su Reddit. Da quanto racconta, la ragazza era assieme ad un'amica quella notte e stavano festeggiando. Però, quando hanno riguardato uno dei video registrati, sono rimaste senza parole. Ma ora diamo anche noi un'occhiata a quella clip. Lo hai visto? Verso la fine della clip, uno strano volto deforme appare alle spalle delle ragazze. Sembra qualcuno uscito direttamente fuori da un film dell'orrore. È completamente oscuro, ma con gli occhi che brillano di una luce inquietante. L'autrice del post dice che quella sera le ragazze erano da sole in casa e quella cosa dietro di loro non sembra affatto umana. Hanno però anche detto che in quella casa in passato è andata a fuoco ed in effetti quella figura sembra proprio una persona bruciata in un incendio. Potrebbe darsi che si tratti di uno dei vecchi proprietari morti nell'incendio. Tu cosa credi? Un ragazzo di nome Joseph è da un po' di tempo che dice di vedere cose strane in casa sua. Alcune volte gli sembra di vedere delle ombre con la coda dell'occhio. La maggior parte degli avvistamenti dice di averli fatti anche attorno al bagno. Così, incoraggiato dai suoi amici, decise di provare a registrare questi avvenimenti con una telecamera fissa. Anche se purtroppo non è stato così semplice. Solo dopo molti tentativi è riuscito finalmente a riprendere qualcosa di strano. So I've been hearing some strange noises coming from this bathroom. And so I'm going to set up this camera to record and see if we catch anything. I've never caught anything on camera before, so I'm hoping that this might be the first time, but kind of sounds like scratches. Nel video si vede quella che sembra una sagoma umana sporgersi dal bagno e guardare nella sala per alcuni secondi. Dopo il video, in molti tra i commenti, hanno ipotizzato che l'uomo possa avere a che fare con un uomo ombra e che non deve preoccuparsi perché non sarebbero violenti. Ma allora, potrei essere io quello strano, poiché se ci fosse un'ombra che si muove in casa mia, sarei di certo preoccupato. E tu invece, come reagiresti? Fammelo sapere con un commento e non dimenticare ora di lasciare un mi piace al video ed andare a recuperare quelli usciti in settimana se te li sei persi. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!